a prendere il caffè. Vai a fare la tua camminata, penso. Prepari il pranzo, non sia mai, poi fai il pisolino. Sì, sì. Mi mette una tristezza devastante. Sì, sì, mangia, che questo è l'orario in cui si deve mangiare alla tua... Cioè, stavo per dire alla tua età, eh? Appassionati di Gossip TV, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di uomini e donne e dell'ultimo amore, se così possiamo chiamarlo, di Gemma Galgani. Gemma è indubbiamente la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne. Anni e anni a cercare un fidanzato, che però dopo qualche uscita si rivela sempre inadeguato e Gemma passa oltre. Non si può negare che la dama torinese non abbia perseveranza. Si innamora, resta delusa, piange, si dispera, ma si butta subito in una nuova storia, anche quando non sembra proprio presissima dal suo corteggiatore, come nel caso di Domenico. Tina la accusa di essere falsa e Gemma non sembra particolarmente attratta dall'uomo. Gli ha detto che sembra che balli sempre sulle note di Samarcanda, che fa una vita noiosa, durante la cena ha elencato la giornata tipo Domenico facendo delle facce che solo lui non ha notato. Con Tina in sottofondo che sottolineava come l'uomo non cogliesse segnali lanciati da Gemma. Come se non bastasse, si è preso anche dell'anziano e ricordiamo che Gemma è più vecchia di lui. Gemma trova di una tristezza devastante la giornata tipo dell'uomo, condita da un pisolino dopo pranzo. Viene da domandarsi allora perché ci esca. Ah, la TV. Una volta arrivata Tina, Gemma si è completamente dimenticata di Domenico e lo ha anche zittito quando l'uomo ha detto che era un piacere vedere Tina. Non contenta, dopo la lite nel parcheggio ha fatto ritorno al tavolo accolta dal finalmente di Domenico. Al quale Gemma ha risposto con un ma quale finalmente? Oh, finalmente Gemma. Ma che finalmente? Insomma, la loro storia non sembra destinata a decollare. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e se vi va non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Al prossimo video, ciao!